Ciao a tutti, qui Andrea di Marchetti Design. Oggi vediamo come leggere 20 libri in un anno. La tecnica che ho utilizzato per arrivare a leggere 20 libri in un anno, senza diventare matto soprattutto, è una tecnica molto semplice. Adesso la andiamo a vedere. Io sono partito da, questo video qua. In questo video viene spiegato come leggere un libro a settimana. Il calcolo è molto semplice. Praticamente viene calcolato che un libro, diciamo medio di 220-250 pagine, ha circa 64.000 parole. L'uomo, in maniera normale legge circa 200 parole al minuto. Se facciamo, praticamente le 200 parole al minuto per arrivare a 64.000 parole, vuol dire che ci vogliono 320 minuti per leggere un libro. Se dividiamo 320 minuti diviso 7, abbiamo la quantità di minuti che dobbiamo leggere al giorno per leggere appunto un libro alla settimana, quindi salta fuori 45 minuti al giorno. Se leggiamo 45 minuti al giorno tutti i giorni, leggiamo un libro a settimana. E fin qui tutto bello. Peccato che questo calcolo non calcola il fattore umano, ovvero che ci possono essere giorni dove io magari non riesco a leggere, dove ho degli impegni, dove sono in vacanza oppure dove semplicemente ho delle emergenze e non posso leggere. Quindi mantenere questo ritmo qua, io ho provato sulla mia pelle, mantenere questo ritmo qua di 45 minuti, 7 giorni, non è, fattibile nel lungo periodo, almeno questo per me. Quindi cosa ho fatto? Ho elaborato un altro metodo, un nuovo metodo che si fa sempre capo a questi numeri, però è organizzato in una maniera un pochino più umana, diciamo. Quindi anche se non siamo dei robot, è molto più facile da seguire. Io cosa ho fatto? Ho preso, visto che ci vogliono 320 minuti per leggere un libro, al posto di leggerlo in 7 giorni, lo leggiamo in 10 giorni, quindi facciamo 320 minuti diviso 10, ci salta fuori 32 minuti al giorno. Se noi leggiamo 32 minuti al giorno per 10 giorni, leggiamo un libro. Quindi, cosa ho fatto? Io non leggo tutta la settimana, io leggo solo i giorni lavorativi, quindi 5 giorni della settimana. Poi sabato e domenica, se ho voglia, leggo, se no non leggo. Quindi, cosa salta fuori? Salta fuori che leggo un libro con questo calcolo ogni 2 settimane lavorative, perché 5 più 5, 10 giorni, 10 giorni sono un libro. Perfetto. Se noi andiamo a vedere, quindi, un libro ogni 10 giorni lavorativi sono 2 libri al mese, ok? 2 libri al mese per 12 mesi sono 24 libri l'anno, ok? Da questi 24 libri l'anno io tiro via per vacanze, imprevisti, problemi, periodi dove magari non siamo molto produttivi, tiro via 2 mesi di lettura. 2 mesi di lettura sono 8 settimane, quindi vuol dire che sono 5 per 8, 40 giorni di lettura, ok? Quindi tirando via 2 mesi di lettura ai 12 mesi dell'anno arriviamo a 10 mesi per 2 libri mese, 20 libri l'anno. Con questo sistema sono riuscito a leggere 20 libri l'anno senza diventare matto, semplicemente leggendo 30 minuti al giorno tutti i giorni lavorativi della settimana, contando anche vacanze, weekend e avendo quindi il tempo ogni tanto per sgarrare, non essendo noi del robot. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa tecnica, fatemi sapere se voi avete qualche trucco o qualche altra tecnica per leggere in maniera consistente durante tutto l'anno e se questo video ti è stato utile lasciami un bel like e ci vediamo presto. Ciao!